La costruzione dell'impianto in quota non è proprio una passeggiata, deve essere tutto pensato nei minimi dettagli. Partiamo dal presupposto che una volta eseguite le opere di calcestruzzo, cioè i plinti, si procede con la fase di montaggio dei piloni sui plinti. Fissati i pali, si procede al montaggio delle stazioni, la stazione di partenza e la stazione di rinvio. Una volta montate le stazioni, si procede poi alla stesura di una fune guida sulla quale verrà agganciata la fune finale, che verrà stesa da palo in palo. Una volta stesa ci troveremo ad avere le due estremità che verranno comunque impalmate, questo è il termine tecnico, si chiama impalmatura della fune, ovvero una procedura molto complessa e minuziosa di intreccio della fune, la quale viene praticamente annodata insieme così da formare un anello chiuso. Successivamente all'impalmatura della fune, la fune resta in tiro un paio di giorni per far sì che si assesti. Una volta che la fune si è assestata, si procede con il montaggio dei morsetti e delle seggiole su un'equidistanza ben definita che ci viene data dal costruttore. Quando sono montate le seggiole, tutte le squadre di montaggio, sia parte elettrica che parte meccanica, hanno finito, la parte finale rimane sempre il collaudo da parte dell'ispettorato impianti a fune. Questo fa sì che venga controllata ogni singola sicurezza minuziosamente per garantire ad ogni singolo sciatore la salita in seggiovia nella maniera più sicura possibile. Dolomiti Superski parliamo di 450 impianti, quindi un comprensorio molto ampio, molto vasto e senz'altro all'avanguardia. Cosa vuol dire essere all'avanguardia con la tecnologia? Essere all'avanguardia con la tecnologia vuol dire sicurezza prima di tutto, sostenibilità, e per noi vuol dire anche diventare più efficienti e gestire molto meglio sia le risorse aziendali che le risorse ambientali straordinarie che sono il nostro vero patrimonio.